Buonasera, buonasera a tutti. Penso che se siete qui non ci sia bisogno che io faccia molte presentazioni di chi è Alessandro D'Avenia. Probabilmente lo conoscete, lo avete letto. Noi abbiamo avuto più volte occasione di dibattere, di presentare libri assieme e ci piace molto parlare sempre dello stesso tema. Ed è questa frase che un giorno lui mi ha detto e io me ne sono innamorato. Mi ha parlato della necessità di dare ai giovani, ai ragazzi, alle nuove generazioni la nostalgia del futuro. Viviamo in una società che è piena di nostalgia per il passato, che continuamente si preoccupa di guardare indietro, di rimpiangere, in cui c'è la convinzione che tutto il meglio è alle spalle. E allora sostituire l'idea della nostalgia del passato con la nostalgia del futuro mi sembra un'operazione magnifica. Partirei da questo, partirei dalla necessità di rimettere al centro il futuro. Banalmente si può dire che il futuro non è qualcosa che non è scritto, non è predestinato, è tutto da scrivere, è tutto da fare e quindi è nelle mani di ognuno di noi. Allora, Alessandro, come si può rimettere al centro il futuro? Intanto dico che ci sono un po' di posti qui, seconde file, terze file, se vi volete avvicinare, liberi qui. Tutti. Qui hai fatto un danno. Enrico Selva si sentiva da solo. No. Bene, Alessandro. Bene, allora intanto buonasera a tutti, sono contentissimo di essere qui. Che piazza, eh? Veramente meravigliosa. E mi sento... Questo è un applauso per voi però. Esatto. Come dico sempre quando inizio un incontro da queste parti, mi sento a casa perché... Noi siciliani abbiamo in comune con voi il fatto di manifestare l'affetto in calorie. Allora io quando vengo da queste parti sento che c'è la stessa lunghezza d'onda. E per questo vorrei cominciare con una captatio benevolentiae fatta niente poco di meno che da Giacomo Leopardi. Così capiamo come il futuro appartiene al passato e lo rilancia. In Bologna, nel materiale e nel morale, tutto è bello. Gli uomini sono vespe senza pungolo e la bontà di cuore vi si trova effettivamente, anzi, vi è comunissima. Non come a Torino. E che la razza umana vi è differente da quella di cui mi ero formato un'idea. Quindi avete stupito persino Giacomo Leopardi. Ho contratto più amicizie assai in 9 giorni che a Roma in 5 mesi. Questo non lo diciamo troppo. I forestieri non trovano riposo per le gran carezze che ricevono e gli uomini di ingegno sono invitati a pranzo 9 giorni ogni settimana. Allora, voi ditemi se questa non è una definizione di Bologna meravigliosa. 9 giorni alla settimana, quindi io sono qui per essere invitato a pranzo, parliamoci chiaro, anzi a cena dopo. Però parliamo un po' di questo futuro dopo aver affrontato... Non mi spostare gli appunti calabresi. Ero curioso, si è portato la cartelletta, io sono mostruosamente curioso di cosa la gente tiene nelle cartellette, lo scopriamo stasera. Lo scopriamo a poco. Dovete sapere che non ci siamo preparati niente e dietro il palco mi ha detto ti ringrazio per avermi anche fatto una sola telefonata di 1 minuto per dirmi di cosa avremmo parlato. Però lui, tanto io sapevo che arrivava con la cartelletta per cui non c'era bisogno che preparassimo niente. Che mi ha chiamato è vero, ma ero nel pieno della consegna delle pagelle perché voi sapete che ieri... Si è consumato questo rito drammatico
e gioioso di sentenziare sull'estate dei vostri figli, e quindi si configura dantescamente l'inferno, il purgatorio e il paradiso. È l'ultimo, il giorno di pagelle funziona così. Ti posso chiedere una cosa? Sì. Poi dovevamo parlare anche di cose serie. Sì, sì, ma tu da studente hai mai fatto purgatorio o sei sempre stato in paradiso d'estate? Cioè, sei mai stato rimandato a settembre? Ma io ero di quelli che all'ultimo dava il colpo di reni se c'era qualcosa da aggiustare. Ero molto selettivo nella scelta delle cose che mi piacevano. Se c'è una cosa che non ricordo è come io abbia fatto per 5 anni con la matematica. No, non dovete applaudire, è una cosa brutta. Studiatela la matematica perché ce n'è bisogno. Questi professori di lettere che non sanno niente di matematica, è un disastro. Io penso di essere diventato, così, di aver deciso di diventare un narratore di storie proprio perché il primo giorno delle elementari ci fu questo lutto di essere portato dall'asilo in cui mi trovavo in prima elementare, perché la maestra Gabriella era convinta che io avessi un futuro grande da affrontare in anticipo. E quindi io, che avevo un'unica passione all'asilo, che era quella di giocare con il pongo, pensavo che gli umani avessero costruito la scuola italiana secondo una climax di pongo, sempre di più, ogni classe di più. Perché? Perché all'asilo è l'unico posto in cui crescere, creare e imparare sono la stessa cosa. Allora ho detto, figurati se questi che sono intelligenti non hanno fatto questa cosa, che hanno a cuore il mio futuro. E invece tu entri e non ci sono più i banchi in cui che ti permettono di guardare gli altri in faccia, ma ci sono le trincee. Stiamo già parlando del tema che mi hai chiesto. E vedi le spalle degli altri, non vedi più i volti. E dalla torretta c'è la maestra che tutto controlla. E lì ho capito che c'era una forma di sadismo legalizzato, che io ho sposato subito, perché una delle cose più belle è quando interroghi e il tuo dito passa lungo il registro e intere zone della classe spariscono. È un momento in cui il dito indice è paragonabile a quello della Sistina di Michelangelo, però mentre il dio di Michelangelo porta le cose alla luce, io le annichilisco, le riporto nel buio. Dice, dov'è? Era lì un attimo fa, non lo sappiamo, è nello zaino. Cercatelo là dentro. E quindi niente, cosa è successo? Che io mi ricordo che la maestra stava spiegando qualcosa di matematica e io non ero pronto a tutto questo. Se io mi incontro per strada e vi chiedo chi ha scritto I Promessi Sposi, voi tirate un sospiro di sollievo e sorridete e mi date la risposta. Se io a bruciapelo incontro Mario Calabresi e gli dico 7x8, Alessandro Manzoni. Ecco. È un problema, perché le tabelline hanno creato in noi questa ansia, questa angoscia. Allora io ho detto, dov'è il pongo? Il pongo non c'è. C'è della gente china che soffre. Dove vado? Dove scappo? E ho guardato le pareti. Alle pareti c'erano questi bellissimi cartelloni, quelli su cui tutti abbiamo imparato a immaginare e a scrivere. Facciamo un esperimento antropologico sociale. Se io dico gna, voi subito state pensando a uno gnomo. Se io dico F... La mia maestra aveva messo uno gnu. No. E adesso si spiegano molte cose. L'immaginario occupato da un animale, che un disegno di un animale che non ho mai più incontrato nella mia vita, da nessuna parte, solo in quella elementare c'era. E se io dico F, voi pensate a una farfalla, eccetera, eccetera. Allora io ho cominciato a immaginarmi che cosa facevano quei personaggi la notte quando la scuola si svuotava. Quali erano le relazioni segrete che intercorrevano tra quei personaggi? La mia prima storia, raccontata all'intervallo del primo giorno di prima elementare, è stata cosa fa lo gnomo alla farfalla con il coltello. Probabilmente io sto riscrivendo sto riscrivendo lo stesso libro per trovare una risposta a questa domanda, cioè del perché le cose belle
sono destinate a cadere nel nulla, perché le cose belle anzitempo vengono ferite, perché le cose belle e fragili hanno un destino così cupo. E per questo racconto storie e faccio l'insegnante, perché è un modo di prendersi cura delle cose belle e fragili e proteggerle e farle crescere. Io non riesco a parlare della parola futuro in astratto, perché penso subito ai volti dei miei alunni. Per me il futuro non è un concetto, è una concezione, nel senso di concepire qualcuno, di portarlo nel grembo. E portare nel grembo qualcuno non vuol dire accudirlo e basta. Vuol dire che viene un momento in cui lo devi spingere fuori nella vita, e questo darlo alla luce comporta molto dolore, tuo e suo. Ed è il bello del mio mestiere, riuscire a trovare l'equilibrio fra quei momenti in cui devi proteggere qualcosa di fragile, in crescita, in formazione, e quando questo qualcosa di fragile invece lo devi spingere nella vita, perché è venuto il momento di nutrirsi di quella vita. Ma questo può accadere solo quando il seme di futuro si apre dentro un ragazzo. E questo lo dico, così rispondo alla tua domanda, perché noi invece, visto che il titolo di questo, di questi incontri è orientarsi nel disordine, no? Mi viene in mente a questo proposito quel racconto di Borges che immagina questo imperatore di un regno gigantesco di cui vorrebbe conoscere i confini per potersene compiacere, perché tutto è suo. E allora ingaggia i migliori cartografi dell'impero perché costruiscano, disegnino una mappa di questo impero. E quando i cartografi si presentano con una mappa meravigliosa di questo impero, l'imperatore, preso dal suo delirio di onnipotenza, non è soddisfatto perché non è abbastanza dettagliata, la scala che i cartografi hanno scelto non è sufficiente al suo godimento, al suo potere, al suo dominio. E allora chiede una scala più dettagliata. I cartografi riprovano e l'imperatore non è soddisfatto. Se io adesso cambiassi discorso, voi direste: no, e come finisce? Pensate che cattiveria. Perché le narrazioni fanno questo, promettono un senso. E questo senso viene dopo, viene alla fine, è nel futuro. Però lo stiamo costruendo nel presente. Stiamo dando tutti gli elementi perché arrivi il senso. L'imperatore a un certo punto, ebro del suo delirio di onnipotenza, chiede una mappa in scala 1 a 1, caro Mario. I cartografi sanno che l'alternativa è perdere la testa, quindi meglio disegnare questa mappa. E si presentano dopo un anno di lavoro con questa dettagliatissima mappa in scala 1 a 1. Da quel momento l'impero comincia ad andare in rovina, perché non ci si sta più sopra. Allora, mi sembra un'immagine bellissima di questo nostro tempo, in cui noi vogliamo il dominio, in una specie di delirio di onnipotenza, delle cose in scala 1 a 1. E quindi veniamo costantemente cacciati in un eterno presente che ci dà questa ebbrezza di dominio. E non abbiamo il tempo dell'attesa, il tempo di accettare che ci sono parti di questo regno che non si vedono, parti che altri esploratori dovranno raccontarci, ma vogliamo tutto sotto controllo. Allora, orientarsi nel disordine per me è una cosa molto positiva, perché io credo fermamente nell'indeterminazione della storia, cioè nel fatto che la storia sia affidata al libero gioco dell'azione umana. E questo vuol dire non avere le cose in scala 1 a 1, ma avere la scala giusta per leggere le cose, per potersi quindi orientare. Con i ragazzi funziona proprio così.
noi li costringiamo a una specie di continua scala 1-1 nel momento in cui abbiamo tradito quello che Socrate aveva chiesto all'inizio della scuola occidentale parlando col suo discepolo Alcibiade. Ribadendo quello che era scritto sul famoso tempio, dice: guarda, la strada, l'unica strada è quella della conoscenza di se stessi. E Alcibiade dice: sì, hai ragione Socrate, ma conoscere se stessi è difficile, è faticoso. E Socrate risponde: è vero Alcibiade, ma se noi non conosceremo noi stessi, non sapremo come prenderci cura di noi stessi. Questo per me è l'atto fondativo della scuola in Occidente. Una conoscenza che non sia mai separata dalla cura della persona. Una conoscenza che sia al servizio della cura della persona. Quindi, se io nelle pagelle di ieri consegno un elenco di voti, che cosa sto dando ai genitori e a quel ragazzo se non una scala 1-1 di prestazioni e basta? Ma io alla fine di un anno scolastico so quali sono i punti forti e i punti deboli di un mio alunno, so quali sono i suoi talenti e ciò che impedirà a questi talenti di fiorire. L'ho aiutato ad abitare le sue fragilità come nutrimento e non come vergogna di qualche cosa che non ci dovrebbe essere, perché una società basata sulle prestazioni deve conquistarsi il valore su zone periferiche dell'io, il fare, l'avere, l'apparire. E questo mette questi ragazzi in questa mappa 1-1 in cui sono costantemente soffocati. Non c'è la percezione mai di essere una benedizione per il mondo e non si riesce a separare il momento di frustrazione di un voto che giudica una prestazione da quella bellezza che rimane intatta, che è la persona. E questo accade solo nella relazione. Non sapremo come prenderci cura di noi stessi, Alcibiade. Allora, alla fine di un anno scolastico, a me piacerebbe, nel consegnare la pagella, poter dire: abbiamo protetto le cose fragili. Nel fare l'appello ogni mattina, che mondo mi viene consegnato? Quale benedizione è ognuno di quei ragazzi? Se un insegnante alla fine di un anno scolastico non sa alcune di queste cose, che cosa ha fatto con i ragazzi per un anno? Li ha addestrati. Certo, la vita è anche questo, addestramento. Bisogna essere pronti a affrontare gli esami, i compiti, ed è giusto che sia così. Non sto parlando di una scuola in cui gli insegnanti diventano amiconi. Socrate non parlava di questo, ma di una scuola che insegna a questi ragazzi a orientarsi nel loro stesso io, perché la loro vocazione sorga da dentro e non sia una specie di contagio che invece accade da fuori, in una specie di principio osmotico in cui, siccome non c'è pressione interiore, tutto quello che preme da fuori sostituisce il soffio che è l'anima. E cominciano ad agire copioni che sono falsi, che sono destinati ad andare in crisi. E queste crisi prima o poi arriveranno. Allora perché non sfruttare gli anni del liceo per provocarle queste crisi? In modo da cominciare a vedere la nuda verità, la nuda vita, che è quella che fa fiorire un ragazzo. Allora, vedete, io vi sto parlando di futuro perché il futuro per me è quello che credo un contadino veda in un seme. Non è una specie di utopia che noi vogliamo imporre alla storia, perché questo nella storia ha determinato sempre grandi danni. Ma è il fatto di creare uno spazio in cui quel seme possa fiorire. Ma è il contadino il depositario della fine della storia, perché lui sa che quella sarà una rosa, cosa che un ragazzo non sa. Allora, se lo vede nei tuoi occhi che quella storia finirà bene, ecco che la conoscenza sarà cura e la cura conoscenza. Pensate, se nell'agenda politica
questo tema fosse uno dei primi. L'idea che si possa fare una battaglia per cui veramente, finalmente, gli insegnanti vengono messi in condizione di fare questo lavoro. Noi non ci staremmo allora realmente prendendo cura del futuro di questo paese, ma del futuro in carne e ossa. Io racconto sempre questo. Io qua mi vorrei alzare in piedi, ma non lo faccio perché tu sei seduto. Perché io posso rimanere seduto, ti puoi anche alzare. No, sì, va bene, ma no, rimango seduto. Ma che io sono siciliano, prima mi hanno chiesto: ma vuole l'archetto o il gelato? Dico: se non mi dai l'archetto, io ho il 50% del discorso meno mato, perché parlo con le mani e quindi la metà del discorso viene meno. E c'è un siciliano che ha applaudito. Io mi ricordo che sono diventato insegnante nel momento in cui il mio insegnante di lettere, e qui chiudo e racconto il libro cuore, e un giorno mi chiamò e mi disse: Alessandro, questo è il mio libro di poesie preferito, te lo presto, me lo restituisci fra 2 settimane. Io avevo 17 anni e vi assicuro che leggere in 2 settimane un'opera antologica ma abbastanza corposa di un poeta come Elderlin può avere delle conseguenze nefaste sul futuro di un ragazzo. E invece ebbe delle conseguenze faste, cioè di festa. Perché? Perché in quelle 2 settimane io intanto capii che non capivo. Perché Elderlin era molto più grande di quello che io potessi concepire. E questo innescò un desiderio di arrivare un giorno a poter capire, perché l'insegnamento è più assenza che presenza, è il rimandare a qualcosa che ancora non c'è, che è desiderabile però. E quindi si svincola subito dalla prestazione, perché in classe stiamo cercando entrambi, professore e alunni, la stessa cosa. E poi in quelle 2 settimane io mi divertivo a leggere gli appunti al margine del mio insegnante a matita, perché era il segreto che quell'uomo confidava a me. Cioè nello spazio di una relazione, del prendersi cura del proprio alunno, che l'intelligenza di quell'alunno si apre. Perché? Perché la conoscenza è una conseguenza della qualità delle relazioni. Io chiedo sempre ai miei genitori, dico: per favore, il primo colloquio potete venire entrambi, sia il padre che la mamma? Perché non si capisce perché a educare in Italia sono solo le mamme. Ai colloqui ci sono solo le mamme. Queste sono le mamme che applaudono. I papà in questo momento mi stanno odiando. Ma perché? Perché... Anche perché non è vero. Tu vai? Lunedì prossimo vado a ritirare le pagelle. Ottimo. Prendete esempio da calabresi. E allora, perché? Perché loro sono il frutto di quella relazione. Per quanto quella relazione possa essere in crisi, in difficoltà, ma anche quello mi interessa. Perché io devo prendermi cura della persona. E se quella persona ha una fragilità in più, lo devo sapere. Che bello quando ti raccontano dai 2 punti di vista il loro figlio, no? Dice: ma è lo stesso di cui state parlando? Ed è molto interessante, vabbè. E lì sono diventato insegnante perché mi veniva passato un testimone, sfruttando un libro del passato. Cioè lui, quella mattina, quell'insegnante, non ha pensato alla noia di entrare in classe e affrontare quei 20 ragazzi, 25 del liceo, che lo avrebbero annoiato. Ha detto: io oggi a chi presto il mio libro di poesie preferito? Vedete, sempre una relazione che genera conoscenza. E allora, perché vi racconto questo? Perché quel giorno il mio insegnante di lettere si è preso cura del futuro, di un futuro che io non potevo vedere a 17 anni, perché a 17 anni il tuo futuro ha la gittata del sabato sera, ed è anche giusto che sia così. Ma che cosa fa un insegnante, un maestro, un padre, una madre e tutti quelli che hanno compiti di difesa delle cose quando sono fragili? Crea lo spazio del desiderio, che è lo spazio in cui il futuro può crescere, perché ti fa già vedere il finale della storia, o almeno te lo fa ipotizzare, o almeno dice: tu sei il protagonista di questa storia.
Ed è bastato prestare un libro. Io non mi ricordo molto delle spiegazioni di questo insegnante, mi ricordo il libro di Elderlin prestato alla fine di una lezione, restituito dopo 2 settimane, senza averci capito praticamente nulla. Quindi a volte le cose fondamentali passano proprio dal non aver capito. Ed è questo quello che io ritengo essere il futuro. La mattina, quando si è stanchi, pensare al proprio alunno e non a ciò di cui ci si può o deve lamentare. Mi piaceva il discorso del contadino, perché nella società del tempo reale, noi viviamo la società dell'istantaneo, del tempo reale, una delle cose su cui sono stati investiti più soldi in tecnologia negli ultimi 3 anni è stata quella di eliminare una cosa che si chiamano i tempi di latenza, cioè tu sei su Facebook, apri o su Twitter apri un articolo, un documento, una foto, un video che ti ha mandato qualcuno, e ancora 2 anni fa c'erano 8 secondi, 7 secondi, 5 secondi di attesa, che in questa società erano diventati insopportabili. Per cui soprattutto Facebook ha investito una quantità di denaro incredibile a eliminare questi tempi, a far sì che il mondo diventi istantaneo. Tu tocchi una cosa e ce l'hai istantaneamente. E mi fa venire in mente una cosa che non c'entra niente, ma un giorno ho cercato di raccontare alle mie figlie, che adesso hanno 10 anni, che quando io ero bambino la televisione cominciava e finiva i programmi. Forse molti di voi non neanche lo immaginano, cioè che, e loro mi dicevano: ma in che senso iniziava e finiva? Perché per loro c'è sempre la televisione, perennemente, qualunque canale, puoi vedere quello che vuoi a qualunque ora, perché o lo trovi sui canali on demand oppure te lo vai a vedere su un iPad, su un computer, quello che vuoi lo trovi sempre, quando vuoi tu. E io gli dicevo: no, guardate che la televisione, quando io ero malato ed ero a casa alle elementari, non c'era niente alla televisione. Cosa vuol dire non c'era niente? Vuol dire che io accendevo e era tutto grigio. Ma papà, ma era rotta? No, non era rotta. I programmi cominciavano e finivano. Questa idea, nel tempo dell'istantaneo, del tutto 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, è andata perduta. E sembra una cosa ininfluente. E invece, secondo me, è influentissima sul modo in cui viviamo e su come è cambiato il nostro modo di pensare. Perché avere tutto istantaneo vuol dire non coltivare più il desiderio di una cosa. E quindi la pazienza della conquista di una cosa. Che io trovo che sia la cosa più che mi preoccupa di più di questa stagione del mondo. Sì. Cioè il fatto che tu pensi una cosa e immediatamente la puoi avere. La compri subito su Amazon e ti dicono sempre più veloce, arriva domani mattina, ce l'hai già alle 8, ma se tu ordini entro 53 secondi la puoi avere già questa sera. Oh, è già lì, probabilmente. È già lì, esatto. Non lo sai, ce l'hai già in casa, cosa probabile. Allora, questo è appunto l'antidoto, è la civiltà contadina. Non voglio fare adesso un discorso un po' così agé, ma che cos'è della civiltà contadina? L'idea che se tu pianti un albero di ciliegie o una vigna, per 2 anni non vedrai niente, vedrai una pianta crescere, al terzo anno apparirà un grappolo d'uva, ma non è un grappolo d'uva con cui puoi fare il vino, al quarto anno potrai provare a fare il vino, o dovrai aspettare 5 anni per avere le pesche. Allora, l'idea che tu fai un investimento sul futuro pieno di incertezze. La grandine, le gelate. Possono succedere molte cose, ma c'è un tempo. E una cosa commovente, mi è capitato 2 anni fa, un contadino di 85 anni che stava cambiando tutte le viti. E io pensavo, chissà se vedrà mai l'uva o il vino che verrà da quelle vite, ma lo stava facendo,
perché sapeva che quello era il ciclo del tempo della vita, che la costruzione del futuro è un tempo lungo. Allora, l'antidoto migliore che oggi si può dare è quello di capire e di trasmettere che la vita non sono i 100 metri ma è una maratona, e che quindi non è che tutto si misura sulla performance di questo momento, sui like che hai preso oggi, ma è una cosa lunga, è una cosa che non... pazienza se hai preso pochi like oggi, costruisci quelli di domani, ed è la virtù della pazienza, avere pazienza che le cose arrivano, ma devi allenarti, devi prepararti, le devi coltivare, le devi coltivare e curare te stesso, perché poi arrivano. E in questo inseriamo questo tema che appunto ti sta a cuore, ti dico la parola magica tua, Telemaco. Che cosa ci insegna? Sì, sì. Allora, intanto a partire da quello che dicevi tu, perché non suoni come un discorso che recupera una specie di archeologia ormai perduta? Anche perché in campagna si faceva una fatica bestiale, si stava malissimo, non è che dobbiamo vedere la campagna come il, no, 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 ma il paradiso, è che ma fai... la pazienza del... Allora, il discorso è questo, secondo me, che nel momento in cui parli del termine pazienza stai parlando di un termine che ha da origine alla parola passione, e la passione noi la utilizziamo con questa duplice valenza in italiano, perché da un lato indica quel trasporto erotico che ci spinge a uscire, a cercare, a unirci, ma dall'altro è anche quella disponibilità a patire per quella stessa cosa. Come fa un ragazzo di 15-16 anni ad accettare la pazienza di cui parla Mario Calabresi, se la legge solo in chiave di adesso soffri e un giorno questo futuro arriverà? Dice, chi sei tu per garantirmi questa cosa? Non ti credo, non è vero. Come facciamo a essere credibili quando promettiamo questa cosa? Dobbiamo passare proprio da quel disordine, cioè cercare di capire in mezzo a una serie di elementi che confondono il nostro sguardo, qual è l'elemento per cui quel ragazzo è disposto a uscire finalmente ad esplorare il mondo, perché se scopre quell'elemento, il coraggio e quindi la pazienza sono interne a quella chiamata. Mentre chi deve costruire il proprio valore su qualche cosa che sta alla periferia dell'io, l'avere, il fare, l'apparire, si alza la mattina ed inizia la lotta per procurarsi quel valore. E quindi una schiavitù che provoca dipendenza. La vera libertà, invece, è ricevere l'eredità. I liberi nel mondo latino erano i figli che potevano ricevere l'eredità e quindi immediatamente avevano una responsabilità. E allora che succede? Che la responsabilità, la pazienza, la passione come trasporto erotico e come patire sono interne alla scoperta stessa. E quindi è una risorsa che cresce da dentro. Questo un ragazzo lo capisce subito, vi assicuro. Quando intravede il punto di arrivo che lo fa fiorire, come successe a me quella volta, cresce dentro di lui quel coraggio che lo porta a esplorare il mondo. E allora arriviamo a Telemaco. Io il primo anno di superiori faccio leggere per intero l'Odissea, perché sono dell'idea che uno dei più grandi danni che noi insegnanti di letteratura abbiamo fatto alla letteratura è il fatto di usare le antologie. Qualsiasi cosa fatta a brani, voi sapete che insomma la trovate in una macelleria. Omero non ha fatto l'antologia, non ha raccontato l'antologia dell'Odissea. E che bello quando comincia questo percorso, all'inizio di dannazione per loro, in cui ciascuno adotta un personaggio, modestamente io faccio Omero, e lo interpreta
in una classe che si dispone con i banchi a cerchio, perché il racconto nella società orale in cui è cresciuto, quella omerica, avveniva così. E quindi anche fisicamente si impara. Ma voi ci pensate all'idea di tenere dei ragazzi di 15-16 anni fermi per 5-6 ore dietro un banco? Come se non avessero un corpo. E ci stanno urlando proprio con il corpo che hanno un corpo. Oggi più che mai, io quando ho iniziato a insegnare, tutta una serie di cose non succedevano, soprattutto alle alunne. Adesso sono una norma. E ci vogliono occhi particolari per rendersi conto di questo. No, basta avere fatto 15 anni di scuola in Italia. Allora, la cosa che li stupisce all'inizio è che io li ritenga all'altezza di fare una cosa del genere. No, ma è troppo lungo. Ma sarà una noia mortale. Quindi tutto quel linguaggio della pazienza, no, che manca. Pensavo poi che bellezza che gli lasci nella vita di dire io ho l'Odissea dall'inizio alla fine. Guarda, è l'ultimo giorno di lettura, 24esimo libro, chiudo dicendo l'ultimo verso e dai banchi sotto spuntano le pizzette. Per fare la festa. Liberatorio sicuramente, ma per fare la festa. Cioè è la festa del tempo che era passato e di una cosa che era successa. Cioè l'Odissea si era inserita nel vivere quotidiano di questi ragazzi, scompaginando il tempo orizzontale, quello che i greci chiamavano Cronos, che è il tempo in cui le cose si ripetono una dietro l'altra, sempre le stesse. E quegli stessi greci invece andavano a caccia del tempo del Kairos, che è quello in cui l'arciere deve lanciare la freccia perché si apre lo spazio fra la corazza e l'elmo, il punto mortale. Ecco, quello è il tempo verticale, il tempo che dà senso al tempo delle cose che si ripetono. Quando i ragazzi toccano questo tempo, amano la pazienza, imparano ad amarla, perché dice: ma io non l'ho gustata mai una cosa così bella. Ce n'è ancora, ce n'è ancora. Quindi è un fatto veramente contadino. E si stupiscono del fatto che dice: vabbè ragazzi, iniziamo l'Odissea, e dopo 4 settimane, perché leggiamo un libro ogni settimana, sto Ulisse ancora non è arrivato. Dice: qui non ce l'aspettavamo. Parte che capiscono che cos'è la serialità televisiva, perché quello era un racconto che gemmava da una storia all'altra di volta in volta. E c'era il cantore che veniva utilizzato così, come Netflix. Dice: mi racconti questa oggi? E lui lo faceva. Perché i primi 4 libri sono dedicati a Telemaco. E loro dicono: ah, interessante questa Odissea, che i primi 4 libri li dedica a un ragazzo della nostra età. L'Odissea, lo sapete, si apre sul concilio degli dei che decidono finalmente di far tornare sto poveraccio a casa dopo 20 anni. E Atena, che convince Zeus, la prima cosa che fa non è andare da Ulisse. Non è andare da Circe a dire: bella mia, basta, lasciamolo partire. È andare a Itaca, e non da Penelope, che è lì che fa e disfa la tela, aspettando che questo torni a casa. Va da Telemaco. Ora io qui non voglio fare una specie di umanesimo nostalgico, appunto di un'archeologia della conoscenza che dice: ah, che bella questa cosa, cambierà il mondo. No. E che questa cosa funziona perché è vera. I classici sono quelli che hanno vinto il tempo. Ma perché hanno vinto il tempo? Perché c'è qualcuno che li tiene in vita lì perché non ha altro che da fare? No, perché dicono la verità. Leopardi diceva che un pezzo di vera poesia in prosa o in versi, quindi liberandoci in un solo attimo da questa dicotomia inutile, aggiunge alla breve tela della vita un filo. Quindi era perfettamente consapevole del fatto che quando una narrazione è vera,
aggiunge quel di più di anima, di consapevolezza e di sguardo sul mondo che aiuta l'uomo ad abitare la sua condizione umana. Cioè aggiunge un filo alla breve trama della sua vita. I ragazzi che leggono l'Odissea, questo lo toccano, non tutti, alcuni, in alcuni succede, in altri succede di meno, in altri non succede proprio. Ma lì che cosa accade? Che Atena va da Telemaco sotto mentite spoglie, si presenta, perché gli dèi non appaiono mai direttamente agli uomini, sotto le spoglie di uno che ha conosciuto Ulisse durante i suoi viaggi. E gli dice: libera il tuo desiderio. Non nel senso, questa è una mia traslitterazione, nel senso che Telemaco è tutto occupato a fare che cosa? A lamentarsi del fatto che i pretendenti stanno divorando tutto quello che c'è nella reggia di Ulisse e che la madre non fa altro che disperarsi per questa situazione. Cioè il suo desiderio è tutto occupato da una visione insulare della vita a Itaca, è in scala 1-1. C'è una narrazione disperante, un papà che non torna, di cui lui non ha praticamente ricordi, anzi non li ha. E quindi perché dovrebbe concepire un'altra prospettiva? Deve venire qualcuno da fuori, da Itaca, e non semplicemente dal mondo orizzontale, viene dal mondo degli dèi, ma si mostra come umano di quel mondo, perché gli dèi non ci appaiono mai direttamente. A volte un insegnante che ti presta un libro. A volte un insegnante che muore per le cose che dice in classe. Io ho avuto la fortuna nel mio liceo di avere come professore padre Pino Puglisi. E voi volete che questo non apra uno spazio di futuro a un ragazzo che pensa solo al fine settimana? Dice, ma tu che ci fai con la tua vita? Ma a che pensi? Ma che orizzonte hanno i tuoi pensieri? E Telemaco si sente dire da questa Atena sotto mentite spoglie, basta, smettila con questi modi da bambino. Se tuo padre non torna, vallo a cercare. E se cercandolo scoprirai che non può più tornare perché è morto, diventa tu tuo padre. Cioè apre uno spazio del desiderio che era totalmente bloccato, che è quello che succede a questi ragazzi. O per narrazioni disperanti che li avvolgono, o per questo eterno presente immobile che occlude qualsiasi possibilità di desiderio e di pazienza, o per un consumismo che appunto risolve subito il desiderio e non innesca l'idea di una passione. Ora, la cosa interessante dell'Odissea è proprio questa, che mentre c'è una nostalgia di passato, che è quella che caratterizza l'eroe dell'Odissea, tornare a casa perché casa è il rifugio dalla guerra, per Telemaco c'è una forza uguale e contraria che determina non uno stare a casa ma un uscire di casa. I primi 4 libri dell'Odissea sono dedicati a un ragazzo che esce finalmente di casa. Ma dove trova il coraggio per uscire di casa? Nell'invito, sotto mentite spoglie, degli dèi che gli dicono: vai a cercare tuo padre, abbi coraggio di scoprire che eventualmente tuo padre è morto. Affronta il dolore. E se scoprirai che è morto, diventa tu tuo padre. Il primo libro dell'Odissea si chiude in camera di Telemaco. E questo un ragazzo di 15 anni lo capisce perfettamente. Lì stette tutta la notte a pensare al viaggio che avrebbe intrapreso l'indomani. Io lì mi fermo e dico: bene ragazzi, quando è l'ultima volta che avete perso il sonno pensando al grande futuro che vi aspetta? Se non è ancora successo, lo spazio del desiderio è tutto bloccato. Ma Telemaco affronta questa cosa perché questa cosa lo riguarda, gli interessa, non è la proposta diventa ciò che vuoi, che oggi a volte è un rientrare dalla finestra appunto della prestazione. Ma col cavolo diventa ciò che vuoi? Ma i ragazzi, dire diventa ciò che vuoi è una delle cose più devastanti che puoi fare. Non puoi diventare ciò che vuoi. Conosci chi sei, allora imparerai a prenderti cura di te stesso. E infatti
Che cosa succede lungo il viaggio di Telemaco? Che lui si sente dire da tutti quelli che hanno conosciuto suo padre: ma come gli assomigli? Ma parli come lui? E guardate che nel mondo omerico affrontare il mare è affrontare la morte, è un'esperienza di morte, è il disordine, è il caos. E l'ultimo verso di quel primo libro dice: pensando, persi il sonno pensando a quello, al viaggio che avrebbe intrapreso l'indomani. La parola greca è proprio quella che indica la strada, odos, no? Che è la stessa che noi utilizziamo in italiano quando diciamo metodo. Diciamo a un ragazzo: non hai metodo. E perché non ha metodo? Ma perché non sa neanche che viaggio deve fare, perché il metodo è ciò che viene dopo il viaggio. Metà, odos, dopo la strada. Quindi è costruire la mappa dopo aver fatto esperienza del mondo, ma fai esperienza del mondo solo se c'è qualche cosa che in questo viaggio ti porterà esattamente a te stesso, uscendo da te stesso. I ragazzi di oggi non sono trasgressivi. Non sono trasgressivi. Trasgressivo è appunto uscire fuori. Rischiare. Sperimentare il pericolo. Telemaco si mette lì a costruire l'equipaggio. Devo chiudere. A costruire l'equipaggio con cui farà questo viaggio. E sapete la prima cosa che dice alla sua nutrice? Cosa avrebbe fatto un ragazzo della sua età oggi? Sarebbe subito andata a dire a mamma: mamma, vado a cercare papà. Sapete cosa fa Telemaco? Va dalla nutrice, le fa giurare che non dirà nulla. I giuramenti erano una cosa seria, che non dirà nulla del fatto che lui sta partendo, se non 12-13 giorni dopo essere partito. Perché sa che se la mamma lo sapesse, occuperebbe di nuovo quello spazio del desiderio che si è aperto. L'anno scorso in un'università italiana più del 60% dei ragazzi sono stati iscritti dalle mamme. Allora, è su questo che dobbiamo lavorare, riaprire lo spazio del desiderio di questi ragazzi attraverso una chiamata che li riguardi da dentro in maniera talmente potente che il coraggio poi è interno alla chiamata stessa. È un ragazzo che sente questo, sa che è questione di vita o di morte, e quindi poi è disposto a cose per cui questi ragazzi ci sorprendono. Ma noi in un anno scolastico quanto tempo dedichiamo? Io parlo di scuola perché quello è il mio mondo del lavoro. A questo. Quindi io sono stufo di tutte queste teorie, il futuro, il non futuro, la gioventù, il nostro futuro. Sì, ma noi nei consigli di classe quanto tempo dedichiamo a parlare uno per uno degli studenti dicendo: questo ha questo punto di forza, potrebbe crescere in questo aspetto, ha scoperto che questa è la sua passione dominante, come la sta coltivando, gli abbiamo dato delle letture che riguardano proprio quell'aspetto lì, cioè la cura del singolo, la conoscenza all'interno della relazione. Allora, la nostalgia di futuro è una forza propulsiva e creatrice che, a differenza di quella di Ulisse, che è regressiva, nel senso che è il ritorno a casa, nel caso di Telemaco è trasgressiva. Perché? Perché non c'è ancora la risposta di questo grande futuro che si è aperto. E si apre proprio perché il padre non riesce a tornare, quindi comunque c'è un discorso di generazioni che si passano un testimone quasi senza toccarsi. E tutto questo è iniziato da Atena, che a un certo punto, nell'accompagnare Telemaco nel viaggio, questa volta si nasconde sotto le spoglie di Mentore. Che guarda caso in italiano poi è il termine che noi utilizziamo per dire quando una persona fa da guida a un'altra. Allora, il nostro futuro, la nostalgia del futuro, dipende da noi, Mario, da come noi questo futuro lo raccontiamo a questi ragazzi a partire dallo sguardo che abbiamo su questi ragazzi. Ed è quello che poi esattamente accade a Telemaco. Quando Ulisse deve riconquistare Itaca, sono in tre. Telemaco alla sua sinistra e Laerte, che è il padre di Ulisse, alla sua destra. Con l'aiuto degli dei, che hanno deciso che questo deve accadere. Allora chiudo dicendo quello che provocatoriamente dico sempre ai miei ragazzi: dovete essere più telemachici e un po' meno telematici. Perché Telemaco è un nome che in greco vuol dire colui che combatte da lontano. Tele, televisione. Ma come mai combattere? Quindi colui che
ha la forza per combattere di in un ambito che ancora non vede, ma che gli è stato prospettato niente poco di meno che da Atena in persona. E questo un ragazzo lo capisce benissimo. Io proporrei Telemaco come patrono di tutti gli adolescenti in cerca di trasgressione. Nel frattempo è venuto buio, abbiamo quasi finito, e però ti voglio chiedere questo. Vado al tuo ultimo libro, che è di novembre, L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita. Come ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente proprio da quello che vi sto raccontando. E c'è la farfalla del suo cartellone della F delle elementari. Esatto, le ossessioni. Ho cercato lo gnu, ma non c'è neanche su questo libro. Lo scriverò un libro sullo gnu per te. No, mi hai fatto venire in mente, visto che hai parlato del mio libro, di quella cosa che tu racconti nell'ultimo tuo, che ha questo titolo bellissimo, Non vi preoccupate per noi, la nostra vita sarà meravigliosa, che è la risposta che un ragazzo dà a sua madre, una ragazza, da sua madre nel momento in cui decide di andare ad aprire un ospedale in Africa, anziché iniziare una brillante carriera nella medicina in Italia. È la prima lettera che scrive con i genitori preoccupati, dice non vi preoccupate per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. È questo. E mi piacque moltissimo leggendolo quando tuo zio, giusto? Racconta, ormai alla fine dei suoi giorni, ricordando quel momento in cui il primario gli disse, quando lui diede la notizia che sarebbe andato in Africa a fare la sua carriera, gli disse, ah, che carriera sprecata, no? E questo zio che poi, appunto, sui titoli di coda della sua vita, ti disse, nulla in questa vita è andato sprecato. Ecco, questo mi sembra una parabola interessante. Noi abbiamo quest'unico problema, poter dire sui titoli di coda nulla è andato sprecato, tutto il resto sono chiacchiere. Allora, quando io vedevo i miei alunni reagire a Leopardi come ho reagito io a Leopardi l'ultimo anno, bellissimo che Leopardi è l'autore che incontri all'inizio dell'anno della maturità. Ed è l'autore che ti intercetta subito, perché è uno che non fa sconti alla giovinezza. Ed è la cosa che mi ha sempre colpito e ha sempre colpito i ragazzi. Invece noi iniziamo sempre le nostre lezioni così. Allora ragazzi, oggi iniziamo Leopardi. Leopardi passò attraverso tre fasi di pessimismo. Scusi? Sì, tre fasi. Vi posso dire anche le date in cui questo è successo. Ma voi immaginate il povero Giacomo Leopardi che torna qui e dice ma che fine ha fatto la mia poesia? Ma che c'entra la tua poesia? Tu sei passato attraverso tre fasi di pessimismo. Adesso ascoltaci. Perché? Non che questo non sia vero. È vero fino a un certo punto, perché lui l'aveva scritto anche a caratteri cubitali. Dice chiunque ritenga la mia filosofia la filosofia di un misantropo o non l'ha letta o l'ha letta superficialmente, quindi ci aveva pure messo in guardia. Invece dice, la mia filosofia serve a sanare. Vabbè, parentesi chiusa. Ma qual è la grandezza di Leopardi? Che mi è stata donata dai miei alunni, quindi nella relazione educativa, raccontando Leopardi, io vedo cosa accade nei loro cuori e nelle loro teste. Che era quello che era successo a me, me l'hanno fatto ricordare. Leopardi aveva chiarissimo che noi avremmo perso il senso eroico della vita giovane. Perché per come la sua vita lo ha reso fragile, lo ha costretto attraverso il patire ad appassionarsi proprio a questo. Quindi l'arte di essere fragili per me non è una specie di autocommiserazione in cui diciamo no scusate, questo mondo non fa per me, è troppo difficile. È tutto il contrario. È cominciare ad abitare la propria condizione umana come una condizione mortale e quindi che cosa dirò sui titoli di coda della mia vita e per cosa mi gioco adesso questa vita. Leopardi questo l'aveva chiarissimo, chiarissimo. Voi sapete, che è il motivo per cui ho scritto questo libro, che Leopardi nell'elenco delle opere che avrebbe voluto scrivere, non ha fatto in tempo a scrivere, ne aveva intitolata una lettera a un giovane del XX secolo.
Ma come fai a dire che è pessimista un uomo che ha concepito un'opera che dovrà leggere un giovane di un secolo dopo? Cioè lui, come sanno fare i grandi, come fa la poesia, che è sempre estemporanea e quindi poi diventa contemporanea, aveva capito, vivendolo sulla sua carne, perché non sono teorie, sono cose che accadono nella vita di queste persone, vivendolo nella sua carne, aveva capito che quella società che aveva attorno, tutta, che cominciava a costruire sulle merci, sulla sicurezza della materia, dell'ottimismo del progresso, avrebbe come prima cosa perso l'eroismo dei giovani. E quindi concepisce una lettera che avrebbe dato risposta a quello di cui lui già sentiva nostalgia nel futuro. E allora ho detto, ma io faccio finta di essere quel giovane del XX secolo e che lui mi abbia scritto questa lettera e io gli rispondo. Allora sono andato a cercare, come accade sempre per tutti gli autori che hanno un sogno che poi non riescono a realizzare, che un po' i frammenti sono già lì dispersi nelle cose che hanno scritto e mi sono sforzato di ricostruire questa specie di biografia universale e possibile che ogni lettore del libro sperimenta, rifondendo le età della vita e chiamandole in una maniera diversa, che non è più quella come concepiamo noi, appunto, che interpretiamo tutto secondo il paradigma delle macchine, per cui le tappe della vita, una volta affrontate, finiscono e le abbiamo salutate. No, la vita vive. E quindi assomiglia più a una spirale, quindi a una pianta, e che quando si allontana da quel centro che dà passione, si disperde. Quando invece si avvicina, fiorisce. E cresce, è una spirale. E ci sono momenti progressivi, momenti regressivi. E quindi queste tappe della vita umana che, sulla scorta di Leopardi, io definisco adolescenza o arte di sperare, maturità o arte di morire, riparazione o arte di essere fragili e morire o arte di rinascere. Perché quello che vedo e che Leopardi mi ha sempre dato è questa capacità, come dice lui, della filosofia di sanare, della sua filosofia di sanare. Cioè di, che è quello che fanno i poeti, riparare la vita interiore delle persone, che è l'unica forza che può aiutarci a orientarci in un mondo che è diventato sempre più disordinato. Shakespeare diceva: quando l'anima è pronta, le cose sono pronte. Noi invece viviamo in un paradigma culturale che quando le cose sono pronte, l'anima è pronta. E noi non siamo mai pronti perché le cose non sono mai pronte. Invece quando l'anima è pronta comincia la trasgressione, cioè quell'uscita verso ciò che sta fuori da Itaca, per ritornarci cambiati, padri di se stessi, non più figli, e basta. Chiudo con quello che, visto che anche poi il cielo ormai sta diventando buio, magari appaiono le prime stelle, Leopardi era convinto di questo rapporto con un tempo verticale. Lui nello Zibaldone, dalle prime pagine, scrive che il suo divertimento era passeggiare sotto il cielo stellato contando le stelle ad una. E poi poche righe dopo aggiungeva: costruire una casa pensile con le fondamenta legate con una fune a una stella. Che sembrano frasi di poeti, ma che invece sono la chiarissima rappresentazione, attraverso un'infrazione del linguaggio, della statica, dell'ingegneria, del fatto che le case si costruiscono con le fondamenta in alto. Cioè si apre uno spazio di desiderio che ti fa intravedere il grande finale per cui nulla è andato sprecato, ma tu ci devi mettere tutto lo sforzo. E questo accade quando in un ragazzo entra quel principio di ispirazione che finalmente lo svincola dall'essere un infante. Un bambino, infante, proprio colui che non parla, infanz, non ha le parole, e diventa un fante. E i fanti vanno alla guerra, perché finalmente hanno le parole per fare la guerra a se stessi, per trovare il loro ruolo, E qual è questo principio che libera un ragazzo dall'infantilismo? Il fatto che sostituisce il principio di piacere, cioè faccio tutto quello che mi piace, con il principio di ispirazione.
E il principio di ispirazione ha interno il coraggio della vita. E quindi assume il negativo della vita come nutrimento. Allora la maturità come arte di morire. Cioè diventare maturi come arte della pazienza, di chi impara a morire proprio in quello in cui si era illuso di poter diventare grande. E il leopardo di queste tappe sono chiarissime non solo nella sua vita, ma sono chiarissime anche nel suo raccontarle a noi e aiutarci ad abitarle. Il notturno più bello della letteratura italiana è proprio quello della Ginestra, che è il testamento spirituale di Leopardi. E vi vorrei lasciare su questo perché ormai questo ambiente veramente ci ricorda tutto questo. Il Giacomo che guarda il cielo stellato scopre che la luce, questa chiamata, non dipende più dalle stelle, ma che la luce è lì accanto. Due volte Giacomo Leopardi definisce, usa l'aggettivo fragile nelle sue poesie. Usa frale perché la parola deve essere piana, perché nei versi italiani la parola sdrucciola fa un po' più fatica a entrare, e lo fa dire al pastore errante che dice questo essere mio frale. Quindi la definizione dell'identità umana come identità fragile. Ma attenzione, lo dice proprio nel momento in cui il pastore errante sta dialogando con i corpi celesti e dice a che tante facelle io che sono. Cioè un sentirsi fragile frutto di una consapevolezza, di una chiamata per cui io sono piccolo, ma anche grande, e io che sono. Questo aggettivo ritorna nella Ginestra, relativo proprio alla Ginestra, le tue frali stirpi. I cespugli di Ginestra sono fragili ma sono fortissimi, perché il fiore che cresce, dice Leopardi, nel deserto, in realtà cresce in mezzo alla lava, dove lui l'aveva visto, perché che cosa ha visto Leopardi in quel fiore? Ha visto la stessa luce di quella chiamata che un tempo attribuiva alle stelle e che invece è lì, nel quotidiano. Perché? Perché la Ginestra, come dice negli ultimi versi, che cosa fa? Fiore gentile. E qui sarebbe da fare una parentesi sulla gentilezza, ma non ci abbiamo il tempo. Che significa fiore gentile? Solo chi è fragile può essere gentile. Solo chi conosce la propria fragilità può essere gentile. Leopardi nell'ultima parte della sua vita non vedeva più quasi. Andava al molo di Santa Lucia a Napoli ad aspettare che le barche tornassero perché voleva sentire l'odore del pesce e i racconti dei pescatori. E lì sentì il racconto di quell'uomo che aveva perso tutto 20 anni prima nell'eruzione del Vesuvio, casa, famiglia, e lui si era salvato perché era fuori a pesca. Cioè Leopardi, a cui la vita poco a poco toglie tutto, gli ultimi versi noi li abbiamo perché Ranieri li recepisce dalla dettatura di Leopardi. Nell'ultima parte della sua vita si dedica alle persone della strada. Ranieri lo doveva andare a recuperare nei vicoli di Napoli dove lui si perdeva, andava ad ascoltare il teatrino delle marionette a fare tifo ora per Achille, ora per Ettore. Poi immaginati a Napoli, cosa deve essere, un San Paolo, una cosa. Suggeriva alle signore quale biglietto della lotteria comprare. Dice, ma perché mi dice questo? Perché i gobbi portano fortuna. E doveva dormire di giorno e vegliare la notte perché aveva questo problema agli occhi che facevano male. Ecco, la Ginestra, fiore gentile, i danni altrui commiserando. Cioè riconosce nell'altro quella stessa ferita che lui si porta dentro. E quindi nel volto dell'altro è esattamente qualcuno che merita la stessa compassione, lo stesso amore. Ma se uno non si sa fragile, non può avere l'altro. In un mondo fatto di prestazioni, gli altri non esistono, sono conferme di me stesso. I danni altrui commiserando, il deserto profuma e consola. Qual è il compito della Ginestra? Profumare e consolare il deserto. E non per una virtù esterna, ma per qualche cosa che è scritto, e torniamo alla società contadina, dentro la Ginestra. E un fiore che non sarebbe mai stato preso in considerazione come lo gnu, che non è un fiore, ma insomma ci capiamo, diventa una metafora potentissima per la vocazione di ogni uomo, che in mezzo al deserto, in mezzo al disordine,
non ha un alibi, perché siamo tutti là dentro. La differenza la fa lo scegliere, il guardare il volto dell'altro, sentirne lo stesso dolore e poi accettare come responsabilità quel compito di fioritura e di consolazione che a noi è affidato, a ciascuno di noi. Uno degli ultimi pensieri che Leopardi scrive nello Zibaldone, che abbandona quasi 10 anni prima di morire, è: verrà un giorno, e su questo mi vorrei congedare, verrà un giorno in cui rileggerò le poesie che ho scritto con la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello al mondo, conosciuto che sia o no per tale da altrui. Questa è la nostalgia di futuro. Grazie. Alessandro D'Avenia, Repubblica delle Idee. Grazie Alessandro. A voi. Grazie e della grazie pazienza. A tutti voi. Grazie della pazienza. Questo è il miracolo di Alessandro. Guardate quanti siete, vi ricordate di quanti eravate, siete rimasti tutti e hai parlato di Telemaco e di Leopardi. Merito però tuo. Non abbiamo saputo cosa c'era dentro la cartelletta. Facciamo un altro incontro la prossima volta. Volta. Buona serata a tutti. Arrivederci.